Eccoci qua, buonasera, 18.07. Buonasera a tutti da parte di Maurizio Cavalli, direttore dell'Istituto Italiano di Fotografia. Un benvenuto a tutti coloro che sono collegati per questa quarta lezione aperta del ciclo La fotografia come condivisione, che come sapete è promosso da Istituto e tenuto da Roberto Mutti. Un saluto quindi caloroso e quindi anche un ringraziamento al nostro Roberto Muti per questa che questa sera ci parlerà di still life dall'oggetto all'idea. Solo ancora poche parole per questa breve introduzione perché lo avevamo anticipato e ora lo possiamo confermare perché abbiamo calendarizzato per giovedì prossimo 14 maggio sempre alle ore 18 una lezione extra, che avrà come titolo La parola e l'immagine quando la fotografia incontra la letteratura. Come dicevamo nelle scorse volte, dal seminario che Roberto tiene in esclusiva ai ragazzi, agli studenti del secondo anno del corso di formazione professionale di istituto. Dicevamo l'altra volta che i risultati sono davvero particolari, sorprendenti, e quindi sarà molto interessante anche la volta prossima sentire Roberto in merito a questo. Bene, grazie dell'attenzione. Lascio la parola subito a Roberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Spero che mi vediate, che tutto. Intanto io voglio ringraziare chi ha seguito fino a questo momento questi quattro incontri. E prima di passare direttamente al tema che ci siamo proposti, ho da fare alcune precisazioni. Intanto, ci sono stati un. Sì. Roberto, scusami, in realtà devi ancora attivare la webcam e il video. Ah, allora da capo. Quindi non si è sentito nulla. No, ti abbiamo sentito, ma non vediamo, Allora, abbiamo ancora lo schermo di Maurizio, in realtà. questo è ci sono e poi ci siamo. Va bene così? No, non vediamo il tuo video, vediamo quello di Maurizio. Quindi Maurizio deve scollegare il suo schermo. Ah, ecco. Ok, Roberto, adesso vediamo il tuo schermo, quindi puoi aprire la presentazione web. Ah, ecco, benissimo. Allora dicevo, devo intanto salutare tutti, anzi, brindo a questi incontri che hanno avuto evidentemente successo e brindo anche a un paio di miei errori a cui vorrei porre rimedio. E devo ringraziare Antonio Zonchetto che me li ha segnalati con gentilezza e puntualità. E vi faccio subito vedere questo primo, ecco, come forse qualcuno di voi ricorderà, avevo attribuito questa fotografia a Florence Henry. Invece questa fotografia è di Elsie Bing, ed è un autoritratto del 1931, autoritratto allo specchio, e perché ho sbagliato? Ho sbagliato perché c'era una cosa che mi ha fatto sbagliare, che era uno specchio, che è un tema che la Henri usa spesso, come potete vedere, in questo autoritratto, che stavolta è proprio suo. Quindi questo è il primo errore. E riguardava l'autoritratto. Sempre sul tema del ritratto, avevo attribuito a Gianni Brengo Gardin questa fotografia che in realtà è di Raymond Pardon. I due hanno lavorato
sullo stesso tema, quello dei manicomi, in luoghi diversi. Questa è del 77, l'altra è del 78, e l'immagine corretta di Berengo è questa qua. Ovviamente in entrambi i casi il soggetto non voleva farsi vedere, ma il risultato è diverso, evidentemente. Dico questo intanto perché è bello correggere le cose che non rimangano in se stesso sbagliate, perché un errore poi si tramanda ad altri. Ecco. Ma anche per una necessità che si ha e che non sempre poi viene realizzata, che è quello di andare sempre a vedere le fonti e possibilmente due fonti. E la fonte che non funziona, non sempre funziona, evidentemente quella della memoria, che per analogia si va invece andando a rivedere questo bel libro di Berengo, ovviamente ho trovato questa fotografia, peraltro doppia, erano due immagini in sequenza che riguardavano questo tema. Poi mi è stato Roberto, chiesto un mi po' di video. chiedono se puoi mettere la presentazione in grande, senza la Ah, pagina io. internet. Ah, scusate, certo. Grazie. Ecco, poi mi sono state chieste delle biografie. L'altra volta, a proposito della moda, avevo proposto questo libro che ripropongo. Non ne do tante di libri, di suggerimenti, ma quelli che sono essenziali, quelli che ci servono, credo. Ecco, questo Sguardo Italiano è edito da Carta, che è un libro veramente ben fatto e soprattutto ricco di informazioni, quelle che poi quelle a cui anche evidentemente almeno in parte mi riferisco. Per quanto riguarda il tema di stasera, che è un tema complesso, come vedremo, io credo che questo libro americano di Aperture, la casa editrice americana newyorkese, anche se si ferma soltanto sul tema del food e non dello still life in senso generale, credo che sia un libro prezioso, un libro veramente molto bello, perché accanto alle fotografie e richiami agli autori ha anche delle spiegazioni che riguardano gli autori e le ragioni per cui hanno realizzato queste fotografie, nel caso di Ring Pen sintetiche per ovvie ragioni, in altri casi un po' più analitiche perché ci hanno lavorato meno, ma di Pen poi avremo modo di parlare fra pochissimo. Per quanto riguarda il rapporto fra cinema e fotografia, io credo che sia assolutamente indispensabile questo bel librone. Pesa 1,5 kg per intendersi, di Dario Retevna, che è un grande esperto proprio di Torino, è un grande esperto di questo rapporto ed è pieno di informazioni, insomma, quindi è stato uno delle mie fonti, non l'unica. Ma... Per quanto invece riguarda il problema della figura, del ritratto. Allora qua sono veramente tanti e allora mi sono permesso di fare proprio una classica biografia, quindi che parte da discorsi più teorici, testi complessivi, uno recente di Grazioli, di Elio Grazioli, è un critico su corpo e figura, un classicone del passato, quello di Chartres, arte e fotografia, c'è un capitolo intero che è proprio dedicato a questo, e anche quest'altro di Newhall sono saggi molto datati, se volete, ma funzionano bene come base di partenza, insomma, certo non hanno nulla di attuale. Sull'attualità sapete che è sempre un problema trovare dei testi che sappiano dire delle cose interessanti, però insomma questo va bene. Poi esisteva questo librino, questo è un po' più difficile da trovare, questo Fotografia, Professione, Mito, Responsabilità, come anche
L'io e il suo doppio, un secolo di ritratti fotografici in Italia, pubblicato da Linari in occasione di una biennale di Venezia. Poi di autori italiani, di autori che hanno scritto in un modo interessante, quello che avevo già citato quando ero fotografo di Nadara, che è pubblicato in vari, era stato pubblicato la prima volta dagli editori riuniti, ma poi è stato pubblicato anche da altri. È un libro relativamente facile da trovare, un po' difficile da trovare questo di August Sander, di Federico Motta, piuttosto che libri, ce ne sono tanti su Man Ray, di Luxardo ce n'è soltanto uno, credo, importante, di Federico Motta, e un altro, sì, soltanto questo, direbbero. Poi un vecchio longanese su Gitta Carrel, una biografia di Diane Arbus, di Patricia Bosworth, non tradotta benissimo forse, ma bella, ricca, interessante, avvincente, ecco, diciamo così. Poi ci ho anche messo una cosa mia su un fotografo che sarebbe bene non dimenticare, che è Giuseppe Pino. Mi concederete di aver fatto una piccola così concessione a me stesso. Questo vecchio Ritratti senza posa di Mazzotta, dedicato ai ritratti di Silvia Lelli, e queste cose che voi vedete. Quindi, ecco, queste erano le piccole notazioni che volevo fare prima di partire con il nostro argomento. Poi le biografie sono sempre complicate. Il consiglio è di andare dove c'è una libreria ben fornita e farsi guidare dalle cose che si vedono, non soltanto nei consigli dei cosiddetti esperti, perché poi ognuno in realtà va a leggersi le cose a cui è più portato. Un saggio, se vuole riflettere di più, un bel libro invece pieno di immagini ricche che funziona bene, oppure, come io penso, una mediazione fra le due, un libro cioè che abbia delle immagini ragionate. Ma passiamo al nostro argomento. Vi confesso che la fotografia di still life è un argomento complesso anche per chi lo deve affrontare, non soltanto per chi lo sente. Quindi avrò anche saltato alcuni, perché ne faremo di discorsi mentre facciamo scorrere le immagini. Ci sono molti aspetti dello still life che andrebbero analizzati, e molti autori che, per ragioni di spazio, come nelle altre occasioni, ho dovuto mettere un po' da parte. Ma il mio vuole essere, no, non vuole essere enciclopedico, vuole essere una tavola apparecchiata, un luogo dove io do dei suggerimenti e altri li colgono o non li colgono, li prendono come spunto per le loro ricerche individuali. Allora, dal soggetto all'idea, perché in realtà l'idea viene, è il soggetto stesso che ce la dà in questi casi. Un soggetto che spesso è un oggetto, peraltro. Ma io penso che lo still life sia un campo meraviglioso, per chi ovviamente lo sa rendere tale, e anche molto sottovalutato. Non so quante mostre di still life voi avete visto, ma sicuramente molto meno di quanto non siano di altri argomenti, ritratto e soprattutto reportage, che sono molto più di approccio comune. Quindi fotografia, oggetto, idea. Allora, un oggetto non è inanimato. Allora, da qui bisogna partire. Se noi pensiamo che un oggetto è inanimato, abbiamo fatto un passo indietro. Dobbiamo, stranamente, immaginare che è una cosa un po' diversa dalla realtà. Voglio dire, in campo fotografico, non nella realtà stessa, ovviamente. Quindi, quando acquisisce vitalità, quando diventa
soggetto della fotografia, ma vivo, quando uno sguardo diverso si posa su di lui, ho scritto e lo ribadisco anche se lo state leggendo, quindi non è. E qual è questo sguardo? Lo sguardo diverso è quello della fotografia. È assolutamente quello. Non è neanche quello della pittura, guardate, è soltanto quello della fotografia. Ma, curiosamente, la prima fotografia era un'eliografia, cioè, adesso non facciamo i filologi fino all'estremo, ma la prima immagine fotografica, che era un'eliografia, è di Niepce. Nella collezione Gershami non c'è l'originale che è andato perduto, ma una sua riproduzione del 1827. Guarda caso, è uno still life, è una tavola imbandita. Vedete, in una grande semplicità, apparente grande semplicità, come sempre nel caso della fotografia. E già dagli esordi, dagli inizi, questa è una felce fotografata da Forst Talbot, che è considerato uno dei più importanti inventori della fotografia, soprattutto in questo caso della fotografia che ha un negativo, ed è realizzata col sistema calotipico. Ma, come si vede in questo canestro di frutta, al di là dei due precedenti esempi, qua siamo in perfetta armonia con la pittura. Siamo nelle nature morte della pittura, con le stesse caratteristiche, le stesse impostazioni, la stessa luce perfino. E questo vale anche per Roger Fenton, che era un fotografo anche di paesaggio, un fotografo molto, molto importante da questo punto di vista, e che anche in questo caso compone gli elementi, li mette su una tavola imbandita con tanti elementi che appartengono un po' anche al gusto del tempo, evidentemente, ma se questo fosse stato servito per un dipinto sarebbe stata la stessa cosa. E quindi i primi tempi, come sempre, la fotografia. Nella storia della fotografia, ai primi tempi il riferimento è alla pittura, poi cambia. Ed è, come credo di aver già detto in altre occasioni, è il distacco dall'estetica della pittura e alla ricerca di un linguaggio nuovo e quindi autonomo, prevalentemente fotografico. Allora, per esempio, siamo negli anni 20, abbiamo fatto un piccolo balzo in avanti, ovviamente. Siamo nel campo della nuova oggettività tedesca, e allora in questo caso, come si vede, l'autore voleva e lo dichiarava, ha dichiarato più volte come sua estetica, semplicemente mostrare le forme. Poi, ovviamente, in questo caso ha anche giocato con molta intelligenza, molto garbo, con le ombre dei bicchieri stessi, ma se guardate il distacco, direi violento, ecco, netto, qui è davvero una fotografia, qui la pittura non c'entra più niente, qua siamo alla ricerca di qualcos'altro, con tagli molto audaci, molto intelligenti, lui era, Ringle Petz è un esponente di grande rilievo in questo campo, e addirittura questo, siamo nel 28, sembra anticipare delle cose che poi sono molto contemporanee, questi sono gli strumenti che venivano usati al calzolaio, è andato nella fabbrica che li produceva, li ha messi come se fossero dei soldatini, li ha inquadrati in questo modo, è venuta una foto di una pulizia formale assoluta, come l'oggettività tedesca richiedeva, no? È proprio l'elemento oggettivo. O se dicente tale, evidentemente è sempre soggettiva un'immagine perché c'è qualcuno che l'ha fatta. Ma Steichen, che lavora negli Stati Uniti, lavora anche nel campo della pubblicità con immagini di questo genere, giocando cioè, al contrario dell'autore precedente, giocando invece con delle luci artatamente costruite in modo da creare degli effetti
molto, molto singolari, d'altra parte legati proprio alla pubblicità stessa. E questa immagine, mentre questa è un'immagine molto costruita, pubblicità di questi accendini particolarmente raffinati, qua invece è un gioco molto più grafico, e anche perché il soggetto è un'altra cosa, sono semplicemente dei fiammiferi, e c'è la grande abilità nel comporre l'immagine nella sua complessità. Quindi, al di là della fotografia, è proprio il modo di preparare il tavolo dello still life che conta moltissimo. Poi a un certo punto la fotografia è come se lo scatto è come se fosse l'esito di quella preparazione. E passiamo a Weston. Allora, Weston è un autore che è molto attento alle forme, e anche se il soggetto non è particolarmente attraente dal punto di vista del suo uso, lui coglie quello che gli interessa, la forma, la sinuosità, la delicatezza della forma stessa, ovviamente cambiando l'angolo di visuale da cui normalmente lo osserviamo. E vedete che c'è perfino un'analogia con un oggetto ben più intrigante, che è quello. Lì è scritto in un modo incomprensibile, ma sarebbe Shells, c'è una D in più, di cui mi accorgo adesso. Queste conchiglie che vengono poste di fronte alla macchina fotografica, qui si usa, poi ne parleremo anche dal punto di vista tecnico, si usa sempre dei banchi ottici, quindi delle macchine che permettono un controllo perfetto del soggetto, della sua inquadratura, della luce, di tutto. E anche soprattutto della profondità di campo. Non parlerò molto dal punto di vista tecnico per ragioni, a meno che non me lo chiediate, poi, perché sennò perdiamo il filo di un discorso. Piuttosto che questo notissimo peperone del 1930, che richiese un tempo di esposizione lunghissimo, perché così voleva che la luce cadesse morbida su questo che sembra francamente un corpo più che un peperone. C'è un'analogia con. Sembra di vedere dei muscoli guizzanti, insomma, no? Sia pure astratti, perché poi. E Weston era capace anche di immagini come questa, dove una banalissima, ovviamente, foglia esterna di un cavolo diventa un qualcosa di straordinario, sembra un paesaggio, uno dei paesaggi a cui lui, peraltro, in altre occasioni si dedicava. E poi arrivano le avanguardie storiche. Qui, come sempre, quando arrivano le avanguardie storiche, il mondo cambia. Il mondo cambia perché mettono in discussione tutto, mettono in discussione il realismo, mettono in discussione tutte le regole che ostacolano un pensiero libero. E quindi siamo a un grande autore come Man Ray, è un autore così famoso per cui anche poche parole, assieme ad altri, a Chad, a Molinaghi, a Veronesi, ha inventato, trovato, scoperto, come volete chiamarlo, quello che lui ha chiamato radiogramma, cioè l'immagine, come viene chiamata in inglese, off camera, utilizzata cioè senza l'uso della macchina fotografica, ma poggiando degli oggetti sulla lastra o sulla carta fotografica, illuminando il tutto e ottenendo quindi un'immagine che è frutto della luce che, passando attraverso gli oggetti, cade sulla carta fotografica e lascia una traccia, ecco. Scoperta casualmente nel suo studio, ma poi realizzata. Lui l'ha chiamata radiogrammi, vuole dire due cose: da una parte che è frutto del suo nome, o meglio del suo nome da più, Man Ray, appunto, e anche radiogramma perché è un'immagine ottenuta attraverso la luce, attraverso i raggi. Un'altra cosa che
che lui utilizza, sono questi manichini, sono quei piccoli manichini che usano i pittori, gli artisti come modello quando disegnano, e lui li ha animati, ne ha preso uno maschile e uno femminile, e questa è una delle tante immagini della serie, e l'ha chiamata, ha fatto una vicenda legata a questo signore, Woolman, l'uomo di legno, e la sua signora, che in questo caso hanno un momento di affetto realizzato con grande spirito. Anche in questo caso, non è tanto la tecnica fotografica, non è tanto, nel suo caso non aveva neanche un barcotipo, un soffiettone carino, ma non particolarmente raffinato. È proprio l'idea, quello che dicevo, e la composizione che viene realizzata. Se guardate la mano sinistra di lui, delicata sotto la schiena, e la mano destra di lei abbandonata, beh, insomma, questo non è tanto la fotografia quanto l'idea che voleva trasmettere. Quindi lo still life è sempre anche un costruttore della scena, un abile costruttore della scena. Piuttosto che, ovviamente, magari faceva anche queste cose dove non si capisce dove inizia la fotografia, è la fotografia di quell'oggetto, e dove l'opera sia l'oggetto stesso. Che spesso poi lui smontava, ricomponeva, era estremamente libero di queste espressioni. Piuttosto che questo accostamento fra le mani e due elementi, un uovo e una conchiglia, che hanno la caratteristica di essere solidissimi e delicatissimi, esattamente come le mani che li tengono. E quindi questa è un'immagine, anche in questo caso, direi che è dotata di una forte simbologia. Mentre questa, che non ha neanche un titolo, non gli ha dedicato un titolo, è apparentemente banale, cioè camminando per Parigi, un'altra città ovviamente, lui era a Parigi, trovi una foglia secca e se la guardi, quella foglia secca sembra una mano raggrinzita, perché sta morendo, perché, ma tutto quello che si vuole. Basta tornare a casa, metterla su un piano e fotografarla. Allora a questo punto, tolta dal suo contesto, decontestualizzata, come si dice correttamente, e il suo contesto è quello dello stare, dell'essere destinata a essere scopata via dallo spazzino, messa in un altro luogo, acquista un significato diverso. Allora diventa un elemento su cui riflettere, pensare un po', no? Però bisogna essere capaci di vederla, il punto è questo, non tanto di fotografarla, quanto di vederla prima di fotografarla. Allora, di nuovo Florence Arrie, così in questo elemento degli specchi, che era una sua caratteristica, come abbiamo appena visto, cioè anche quando realizzava questi still life, ne ha fatti parecchi. Le piaceva questo incontro, questo scontro molto, molto interessante dal punto di vista proprio dell'avanguardia, cioè non sai bene qual è neanche il punto centrale di osservazione, quel punctum di cui parlava Barthes, ma è interessante per questa ragione, proprio perché lo sguardo si sperde. Chad è un altro, questo è un fotogramma anche in questo caso, fatto nello stesso modo. È interessante che tutti costoro che facevano questi fotogrammi, come vengono chiamati in italiano, non si conoscevano fra di loro. La ricerca è stata parallela, ognuno l'ha svolta e poi si sono trovati a fare delle cose simili. D'altra parte, anche il telefono è stato inventato da più di una persona e la fotografia da tante, quindi perché no, anche queste ricerche. Si vede che era arrivato in quegli anni il momento di fare delle ricerche di questo genere, che era capace di inventarsele. E Veronesi, ecco, la differenza rispetto agli altri è che Veronesi, invece di realizzare il tutto sulla carta fotografica, senza usare la macchina fotografica, usava invece la macchina fotografica. Quindi le sue erano, ne risultavano non dei positivi, ma dei negativi che ristampava. Questa è la ragione per cui spesso si trovano delle riedizioni
fatte negli anni 70 delle stesse fotografie che lui faceva negli anni 30. Lui fotografava, vi parrà strano, ma è interessante la cosa, me l'aveva mostrato, attraverso un cristallo che teneva in collegamento i due cubi che costituiscono e costituivano la sua scrivania, con una macchina fotografica semplicissima, una Zenit russa con obiettivo Helios. Una cosa estremamente semplice, ma le idee ovviamente non lo erano. Quindi questo invece è un fotogramma. E questo è un fotogramma a colori. Quindi più facile da realizzare perché ovviamente, più facile intendo dire dal punto di vista tecnico, perché ovviamente essendo un negativo dà ai colori quella vivacità che altrimenti sarebbe stato difficile da ottenere sulla carta. E poi passiamo a André Kertész, che è un ungherese che si trasferisce a Parigi, dove diventa un fotografo di professione, che non era stato nella sua Budapest, e questa è un'immagine di still life di straordinaria efficacia nella sua incredibile semplicità, perché se la raccontate a uno che non l'ha mai vista, siete in difficoltà. Dice: perché questa foto è straordinaria? Ma dice: c'è una forchetta appoggiata a un piatto. Guardano, dice: ma che cosa stai dicendo? Ed è proprio questo gioco di ombre, la forchetta che finisce dentro il piatto e si interrompe fuori in queste ombre. Questo è proprio un esercizio da fare. Provate a prendere una forchetta, un piatto, e fare una fotografia diversa da questa. E temo che non verrà, non acquisterà la stessa armonia. Questa è un'armonia di una bellezza straordinaria. Questi sono gli occhiali da pipa, ma è interessante che siano di Mondrian, ovviamente. Altrimenti, bah, sì, sarebbero. Anche in questo caso sarebbero ben messi, ben posti. Perfino posti in modo semplice, no? È vero che noi che abbiamo gli occhiali li poggiamo talvolta senza troppa attenzione con le lenti rivolte a un piano, in modo così si rovinano. C'è una giocata e attenta naturalezza, che ovviamente non è mai così. Nello still life non è mai una naturalezza naturale, se posso permettere, è sempre una naturalezza studiata. E questo incredibile, in realtà siamo già negli Stati Uniti, già a New York, dove con la moglie si è spostato da Parigi, credendo di starci pochi mesi e invece si è fermato tutta la vita. In questo tulipano melanconico c'è anche un richiamo personale, c'erano dei momenti in cui le cose non andavano come sperava e come sarebbero andate nel futuro. E c'è un gioco particolare, come vedete, a metà. Cioè l'imbocco di questo contenitore ovviamente è stato rivoltato verso chi osserva, no? C'è uno spostamento di piani molto interessante dal punto di vista tecnico, ma comunque quello che voleva dire era questa espressività del fiore. Poi il fiore è un tema che ricorrerà, perché ovviamente si poteva fare tutta una lezione sui fiori, figurarsi, no? Era solo una minaccia, non preoccupate. Ecco, poi lo still life non ha bisogno di complessità, deve essere in realtà il più possibile semplice, una delle cose più difficili da fare. È come scrivere, no? Una pagina che uno può comprendere è sempre il frutto di una lunghissima attenzione. Edmond Fenoglio diceva: vi sembrano facili le mie pagine e non sapete quanta fatica mi costa costruirle. Quindi, se nella scrittura, lo è anche nella fotografia. Allora, Josef Sudek, fotografo ceco, praghese, aveva una sola mano, perché durante la Prima Guerra Mondiale aveva perso
il braccio destro, sul fronte italiano. E quindi lui realizzava con molta cura, aveva un banco ottico, realizzava con molta cura queste immagini e con molta attenzione, con un tempo, come dire, dilatato, no? Che ovviamente era anche connesso alle sue difficoltà di movimento. Questa è delle tante foto, ho realizzato moltissime foto dalla finestra in questo momento in cui tutti quanti siamo in casa, è un modello, volendo. Piuttosto che questa immagine dove, avendo scelto quel tipo di bicchiere, l'uovo, che è uno dei temi che lui affronta più volte, viene ripetuto tante volte con un certo gusto, insomma, no? E poi arriviamo adesso, ovviamente in queste cose io ho messo anche quelle che sono i miei modelli di riferimento, no? Non è molto oggettivo quello che sto facendo, risente anche dei miei gusti. E Irving Penn, ma credo che sia, credo, abbastanza condivisibile da tutti, è un maestro assoluto. Quindi nel 1943, per la prima volta, Vogue, ma ne abbiamo già parlato quando parlavamo della mostra, Vogue per la prima volta invece di un ritratto mette uno still life, che è quello di Irving Penn. Guardate che rigore nella composizione dei piani. Nel primo ci sono i guanti, nella seconda questa curiosa borsetta, poi c'è una cintura e poi sul fondo questa pochette, insomma, estremamente accurato, come è sempre stato lui. Questo è un'immagine, questa è un'immagine straordinaria per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i miei personali gusti. Incidente a teatro, da questo si evince attraverso tutti gli oggetti che ci sono, si capisce la classe di appartenenza di questa persona, che è andata a teatro, ma al teatro si intende il teatro d'opera, come conferma sia la pochette che l'eleganza di questa scarpa, di questo accenno dei pantaloni femminili, siamo nel 47, il binocolo, l'orologio e l'accendino che sono di qualità, e poi vabbè, ci sono quelle piccole cose che sono proprio da penna, tipo la sigaretta spezzata nella caduta, insomma, no? Questa è un'immagine di un rigore, di una bellezza straordinaria. Poi altre cose su cui magari ci sarebbe da fermarsi per molto tempo. Quindi, Roberto, sì? Ci chiedono se secondo te il digitale innova lo still life. No, è vero che io ho detto che il digitale è un linguaggio, ma da questo punto di vista è una tecnica. Permette di avere un controllo immediato invece di dover, ecco, ha ucciso la Polaroid, diciamo, ecco, perché non c'è più bisogno della Polaroid di prova per vedere se tutto è andato bene, perché lo si può vedere allo schermo, al computer, dove si vuole. Per il resto, chi è bravo continua ad usarlo, cioè continua a lavorare come lavorava prima, con tecniche, con una tecnica diversa, ma direi che non è cambiato nulla, o comunque così mi pare. Proseguo? Allora, sì, sì. Questa, ecco, sì, anche in questo caso ci sono molti piani. Allora, c'è un richiamo evidente, allora siamo in America, quindi richiamarsi a Caravaggio e alla famosa cesta di frutta, che fra l'altro è la prima natura morta della storia della pittura. Beh, insomma, è un segno di grande raffinatezza, ma Vogue così voleva, insomma, no? Quindi c'è questo sfondo, questo tocco di classe che è costituito da quella apina che si è fermata sul limone, poi c'è questa fetta di anguria che non è neanche
molto fresca, se vedete, è leggermente andata, interessante questo, e poi ci sono tutti questi elementi in primo piano. C'è un senso di profondità, ecco, da questo punto di vista, ovvio che bisogna essere molto bravi, no? Avere chiusura del diaframma molto accentuata in modo da mettere in primo piano tutto dal pane spezzato che è in primissimo piano all'ultimo acino di uva che è sul fondo. Nello stilato questo è fondamentale, ovviamente, no? Quando si fa un'immagine così potente bisogna essere tecnicamente ineccepibili. Ecco, questo comincia a essere un elemento importante. La tecnica, ogni tanto dico che la tecnica non è così importante, sì, ma non sottovalutiamola neanche, perché altrimenti il risultato poi è modesto. Piuttosto che questa formidabile immagine che sintetizza il modo di fare un'insalata, semplicemente con tutti i suoi ingredienti, non ne manca uno se volete. Una volta gli avevano fatto notare, il suo diretto gli ha fatto notare che sono le cose brutte che bisogna saper fotografare bene. Allora lui aveva proprio preso dei mozziconi di sigaretta e fatto questo lavoro straordinario, lunghissimo. Questa è un'immagine delle tantissime che lui ha fatto, tutte stampate in un bianco e nero ineccepibile al selenio, con un viraggio al selenio che li ha resi degli oggetti di culto per i collezionisti e di costi adeguati. E vedete che bisogna essere bravi anche, è vero, prendere, se c'è una cosa che dà fastidio perfino ai fumatori, è una sigaretta spenta, invece lui l'ha trasformata in un oggetto bello. Piuttosto che questa immagine piuttosto famosa, dove avendo scartato tutti i surgelati, li ha messi in questa posizione, che ovviamente non è assolutamente come dire, collocabile in un contesto di una ricetta, perché non credo proprio che si possano fare gli asparagi al ribes, spero di no, insomma, per non altro. Però ecco, diventa un elemento formidabile nell'accostamento fra forme e colori. Piuttosto che questo bellissimo omaggio all'Italia, questa è proprio la pizza margherita, se vogliamo. Pensate quanta difficoltà nel trovare la giusta mozzarella, il giusto pomidoro, la giusta oliva. Sembra facile, ma anche da questo punto di vista la ricerca degli oggetti è assolutamente importantissima. Per avere questa immagine, posso immaginare che si sia fatto portare allo studio centinaia di mozzarelle, chili di pomidoro, un numero incredibile di olive, perché soltanto in questo modo ho trovato quella giusta. Questo è un altro elemento che bisogna considerare, non si può fare con tutte le prime cose che capitano. C'è sempre qualche cosa di sbagliato che noi notiamo, perché quando non notiamo, quando mangiamo la mozzarella stiamo a vedere com'è fatta. Invece quando la fotografiamo sì. E questo Flowers, poi qui si apre il discorso dei fiori di cui dicevo, questo Flowers è straordinario, perché che cosa ha fatto? È andato a prendere una rosa che è bella, simbolica, d'amore, tutto quello che volete, e poi l'ha colta nel momento in cui sta per sfiorire. Quindi è ancora bella, ma sta per sfiorire. Quindi c'è una simbologia di grande impatto, sarebbe da discutere a lungo, ma poi dopo ci fermiamo troppo solo su Ribbon Pen. Passiamo all'Italia, a questo bellissimo still life di Giovanni Gastel per Mondo Sommerso. L'ha trasformato in un ritratto, ma ne abbiamo già parlato. Piuttosto che per Donna Moderna fece questo lavoro tutto sulle tonalità del rosso, tono su tono, trasformando una scarpa rossa in un contenitore del colore. Anche qui vedete, non è, uno dice, ma che tecnica hai usato, che macchina hai usato, ma no, ma che idea ti è venuta? Come ha fatto venirti un'idea così? Ecco, semmai, questo è il vero tema. Poi lui dice sempre che le sue foto dal punto di vista tecnico possono essere anche sbagliate. Non credo, ma volendo uno dice, ma perché quelle ombre, insomma, no? Potevi non metterle? No, perché l'ombra gli permette di fare un ulteriore gioco, quindi
Sì, e poi non è davvero così importante, dice, ma qua c'è troppa luce, ma non si può fare una notazione così tecnicistica di fronte a un'immagine così bella. Esattamente come questa, dice, ma forse qua potevi metterci più luce, ma chi se ne frega? È questa straordinaria idea di avere tagliato e ricucito addirittura due, una Williams e un'altra, non ricordo come diavolo si chiama. Non è così importante. E qua, come vedete, c'è pochissimo elemento dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della ricerca degli oggetti, tantissimo dal punto di vista delle idee. E questa è la cosa. Nello still life conta più che in altri campi l'idea, altrimenti si è banali e la banalità è pericolosa. Mapplethorpe, ecco, Mapplethorpe, le calle di Mapplethorpe sono di una sensualità imbarazzante, lo sappiamo, perdiamoci più di tanto perché sono conosciute e poi c'è, come sempre quando si affronta il tema dei fiori, il rapporto fra Eros e Thanatos, tra la vita e la morte, la sensualità e la morte, che in questo teschio spiazzante, crudele, realistico al massimo, viene evidenziato. O in questo tipo di fiori, invece, dove c'è una sensualità molto più accesa, come era tipico di Mapplethorpe, che era capace di presentarci delle immagini che per altri sarebbero state crude e grazie alla sua abilità erano invece di una straordinaria delicatezza, anche quando il soggetto non sembrava esserlo. Abbiamo due fratelli che si dedicano allo still life di Food, questo è Riccardo. Allora, il fotografo di Food è anche un ottimo cuoco. Riccardo, per esempio, con poche eccezioni, cucina davvero le cose che poi fotograferà. E questo è un esempio. Vedete che in questo caso ha volutamente lasciato che soltanto la lama del coltello fosse a fuoco, mentre il resto non lo è, non è un errore, è voluto, ovviamente il manico non è così importante. Mentre Renato è famoso per questo suo lavoro Caravaggio in cucina, dove usa delle luci caravaggesche e sembra tornare a quell'estetica di cui parlavamo all'inizio, cioè anche se è un gioco ovviamente, all'estetica della pittura, dichiaratamente, direi spudoratamente tale. In questo caso il gioco è tutto sulle luci. E andiamo a Christopher Broadbent. Broadbent è un fotografo inglese che però vive a Milano da una vita. E questo è il suo studio. È uno studio oblungo, molto spartano, molto british, si potrebbe dire. Qui c'è una finestra da cui viene la luce naturale, questo è il pannello riflettente che poi cambia colore, ovviamente. Questo è il suo tavolo di still life e questa è la sua macchina a bancottico con cui realizza le immagini che poi possono essere realizzate anche in Leica o anche in 35 mm, ma ho voluto mettere questo perché tendenzialmente questo è il suo modo di fare. E ha queste caratteristiche, vedete, ci sono i fiori, qua è un po' fuori fuoco, mi spiace. Ci sono i fiori, ma stavolta ci sono anche i petali che sono caduti. Come dire, antiretorico. Piuttosto che, guardate, io ho avuto la ventura di assistere alla costruzione di una cosa di questo genere, e ogni volta che lui mette insieme degli oggetti che raccoglie e provengono da mille luoghi lontani dove li ha raccolti, ogni volta li accosta guardando alla luce, che è sempre naturale, non è mai una luce artificiale. E quindi studia le ombre, studia gli accostamenti, le mette una sull'altro in modo da creare questi still life misteriosi. Piuttosto che prendendo semplicemente le cose che ci stanno in cucina. E quindi c'è
ci sono questi, le pentole, ci sono questi elementi, una bottiglia, cose relativamente semplici, ma anche in questo caso l'abilità sta nel metterle insieme, nel comporle, nel trovare un'armonia fra oggetti rendendoli poi animati. Passiamo a Francesca Moscheni. Allora, nel 2002 fece questo lavoro molto bello, si chiama I segni di Dio, dove con un atteggiamento dichiaratamente laico aveva accostato gli elementi delle tre religioni monoteiste che non erano in contrasto, ma in dialogo fra di loro. E quindi ci sono sempre delle Madonne, ci sono sempre dei luoghi della sofferenza, ci sono sempre dei luoghi della simbologia. E in questo caso il singolo still life serviva a creare un'analogia, a rendere vivo questo rapporto con i simboli. Ma Francesca Moscheni, Francesca è soprattutto una fotografa di still life e di food di straordinaria efficacia. Guardate l'accostamento indittico di questi due piatti, e qua c'è una linearità assoluta. Non occorre, quello che dicevo, bisogna essere lineari e semplici. Più si è semplici, più si è efficaci. Le grandi idee sono semplici, ma non vuol dire che non siano ricche di rimandi, no? Anche in questo caso non facilissimo rimettere tutto in ordine. Quello che sembra messo in ordine, questo tovagliolo non è stato studiato in un momento, è stato studiato chissà quante volte, come metti questo coltello in modo, insomma, capite, no? Non occorre, si potrebbe discutere molto soltanto delle singole foto, però è importante. Questo fico deve avere una sua, direi, carnalità, ecco, Francesca direbbe proprio così, deve essere vivo, no? Se passa troppo tempo sotto una luce poi diventa opaco. Tutti questi elementi sono importanti nel food. Piuttosto che prendi una banalissima rapa, la metti su uno sfondo e questa è una still life. Però anche in questo caso provate a farlo, no? Devi trovare lo sfondo giusto, devi trovare la rapa giusta, l'illuminazione. Questo tipo di illuminazione che dà spessore, che dà vigore all'immagine, dà plasticità all'immagine. Piuttosto che queste ricerche che Francesca ha fatto in tempi più recenti all'interno di questi contenitori dove venivano messi cibi diversi, pesce, un granchio, ma anche questi elementi, una pallina, una sfera di vetro, no? Questa, un po' misteriosi, che sì, richiamano la pittura, ma se ne distaccano nello stesso modo. È come dire, so che queste cose si facevano, oggi le facciamo con lo sguardo contemporaneo e con un gioco di mistero. Che cosa sono queste cose? Non occorre avere una risposta, l'importante è farsi la domanda. E poi c'è lo still life che va nella fotografia di ricerca. Allora, Nino Migliori è il nostro ricercatore per eccellenza. Nel 1953 faceva cose di questo genere. Prendeva una semplice foglia, poi con una tecnica che si chiama della carta ossidata, otteneva questo risultato. Piuttosto che una ricerca fatta, vedete, con una Polaroid di grande formato nel 1991, viaggio intorno a una foglia. Mi sono fermato soltanto su questo, ma immaginatevi che poi prosegua ingrandendo, ingrandendo, ingrandendo fino a trovare quasi una forma di astrazione. Ma non era questo il caso che volevo analizzare. Mi piaceva vedere come il soggetto fosse relativamente banale, un po' come la foglia di Man Ray, no? Sono soltanto quando le si mettono accanto. Guardate com'è armonioso il rapporto cromatico fra le varie foglie, incredibile, veramente straordinario. E poi nel 97, una volta, questo è interessante da raccontare perché mi è stato raccontato dall'autore. Allora, lui e la moglie Marina vanno
al supermarket, per la prima volta vedono queste cose e si accorgono che al supermarket la frutta è prigioniera. E allora natura morta lo diventa davvero. E allora c'è tutta una serie su questi cibi che sono plastificati, che sono, pensate, nel 97 anticipava la critica che oggi si fa agli imballaggi all'eccesso, no, di imballaggio che si fa uccidendo magari il prodotto. Piuttosto che in tempi molto più recenti ha fatto questo splendido Il tempo rallentato. Quando io ho visto questa immagine a sinistra per la prima volta, ho avuto l'impressione, era una riproduzione, ho avuto l'impressione che fosse una foresta. Quando sono andato nel suo studio mi ha mostrato poi qual era il soggetto, c'è un grosso vaso dentro cui c'erano queste cime di rapa. E allora il tempo diviene rallentato perché i prodotti vengono conservati. Questa non è una critica, invece, è un rapporto strano che abbiamo fra la fotografia, l'immaginario e il tempo. Quindi è una ricerca bellissima, trovo, veramente suggestiva. Talvolta ha messo insieme tutti questi vasi facendo una vera installazione dove ci sono tutti questi aspetti della natura diversi. E più li osservi, più hai l'impressione di essere in un museo dell'antropologia, dove vengono conservati gli elementi che sotto formalina, invece questo ovviamente sono conservati per cibarsene, ma il tempo diventa sospeso. Allora, Thomas de Mand, allora queste due immagini ve le faccio vedere prima. No. Allora, le due immagini, scusate, ma c'è stato un errore. Allora, questa e questa. Allora, sembrano immagini. No, c'è qualcosa che non funziona perché non c'è nessuna persona. Eppure questo è un quadro di comando e questo è un bagno. La cosa curiosa è questa, che De Mand costruisce queste scene e le fotografa, non sono vere. Sono ricostruzioni in cartoncino, in altri materiali. Sono dei modelli che lui rifotografa e che dopo aver fotografato distrugge. E quindi in queste due immagini c'è una riflessione sulla realtà e la rappresentazione. Fatto. E certamente anche in questo caso bisogna essere molto bravi, cioè devi essere così più realistico di quanto non sia ovviamente la realtà. Ed è una cosa che ha fatto le due immagini, io non le avevo controllate bene, sono queste. Silvia Camporesi con queste immagini, questo lavoro piuttosto famoso, molto apprezzato, La Terza Venezia. Allora, che cosa c'è di strano? Beh, in questa immagine è molto evidente cosa c'è di strano. Pesci e cani non si tengono così, è finto. E anche questa situazione è un po' particolare, perché è vero che Venezia c'è l'acqua alta. Che cosa è? Allora, lei è andata in un luogo dove viene riprodotta l'Italia in XVI, quindi ha fotografato non Venezia ma un modello di Venezia. Non ha messo l'acqua ma ha messo un elemento che fa in modo che si finga una Venezia assediata dalle acque. Quindi anche in questo caso il rapporto è fra la verità, l'aspetto della realtà come la vediamo, non la verità, la realtà e la sua rappresentazione. Ed è un Roberto Minio è meno conosciuto, ma anche in questo caso quello che vedete in realtà è un modellino. E come nel caso di De Mand, l'abilità sta anche nel costruire questo modellino in modo che sia il più realistico possibile, quindi con delle ricerche, dei materiali, quindi il fotografo diventa anche un modellista, quando ovviamente non lo affida ad altri, come è stato fatto, La Chapelle ha fatto un lavoro molto, molto importante da questo punto di vista, affidando ad altri la costruzione di finte fabbriche. E
E arriviamo a autori più contemporanei. Allora, sapete che Martin Parr sul cibo si è espresso più volte con grande sarcasmo e quindi è andato, non è un autore di still life, è un autore che però ha dedicato una parte del suo lavoro allo still life, che vedete non è fatto con la stessa caratteristica, con la stessa attenzione a proposito del digitale, nel caso. È fatto invece con una tecnica che è quella dello street photographer, cioè di quello che non si sofferma più di tanto su quello che vede, ma lo coglie con immediatezza. E quindi questi pasticcini a forma di maialino l'hanno colpito subito perché sapete che va a cogliere il cattivo gusto, no? O gli stereotipi, dice stereotipi, ma sono la stessa cosa in ultima analisi, piuttosto che cogliere questo aspetto interessantissimo di questo tizio che si prende un caffè con una pasta che poggia sul ginocchio. E questo, ecco, ci si chiede quanto, ovviamente, quanto questo sia davvero uno still life. Ecco, perché poi il confine dello still life in questo caso si è un po' allargato e ne sono consapevole. A questo Ecco. riguardo, in realtà Sì. citano la foto di prima di Mineo e Sì. chiedono se può essere considerata una foto di paesaggio o di No, una scena di vita no, no, quotidiana. direi di no. Direi di no perché ovviamente, poi magari sì, anche volendo, insomma, a seconda di come lo si approccia, ma ammesso e non concesso che vogliamo proprio caratterizzarle, questa non può essere una foto di paesaggio a meno che non immaginiamo che ci sia un paesaggio ricostruito, però è una forzatura, il paesaggio è per definizione naturale, insomma, esattamente come in Demand, non è una foto di architettura, è una foto di ricerca. Dopodiché, io continuo a dire che gli steccati non esistono, se poi uno, ecco, non dovrebbe essere inserita all'interno di un contesto di fotografie naturali quella che naturale non è, se non spiegandolo e magari accostandola ad altri che hanno la stessa caratteristica, allora mi sembra più corretto. Sì, infatti chiedono anche nella foto della Camporesi, Terza Venezia, mi ha colpito il verde del mare insieme a quello del portone. Dicono, è un caso o è studio? No, no, è studio, cioè ci sono quell'acqua lì, a Venezia non c'è. Chi conosce Venezia, tanti di noi evidentemente, sanno benissimo che quel colore lì è un colore che non esiste. E quindi lei ti dà questo messaggio e ti strizza l'occhio, dice, hai capito che però non è proprio come te la spiego, non è proprio così vero, non esageriamo, no? E quindi quando uno dice, ma scusami, forse quell'acqua, e certo, dice, stiamo giocando, no? Anche perché non si gioca con Venezia affogata nell'acqua, no? Se non ironicamente, certo, esattamente come il pesce cane, non è vero, e se lo fosse non avrebbe quel tono, no? Avrebbe la pinna flosciata, invece così è, in qualche modo è finto. Grazie. Allora, Vic Muniz è un fotografo brasiliano molto singolare. Perché? Lui fa queste cose, prende degli elementi, perfino dalla discarica, li mette insieme e costruisce le icone, le foto famose. E quindi li mette insieme, come in questo caso ha usato una non proprio incantevole, immagino, zuppa di questi elementi, e li ha costruito in modo da ricreare la foto famosa di cui abbiamo già parlato. Allora, perché è importante quella foto? Perché tutti la riconoscono. E allora in questo modo lui costruisce uno still life e anche in questo caso conta moltissimo come riesce a farlo, no?
riesce a, lo fa con, dico, questa è una fotografia perché ci interessava, ma lo fa anche con famose opere d'arte, quindi c'è una Gioconda fatta invece con i pezzettini trovati in una discarica. C'è un'esplosione di un vulcano che abbiamo appena venduto alla Finarte, che è realizzato con degli elementi semplicemente delle polveri colorate. E allora, però, questo è un altro elemento che noi possiamo considerare tecnicamente uno still life, ma volevo dirlo perché è davvero una curiosità incredibile questo personaggio veramente originale. Mentre Araki è famoso per mille altre cose, ma soprattutto per i suoi nudi. Ma in genere le sue Polaroid di nudo sono dei dittici, una Polaroid di nudo e un fiore, una Polaroid di nudo e un fiore. Ma questo è noto. È interessante vedere come costruisce a suo modo i suoi still life. Oggi ho deciso che non faccio cose troppo aspre, quindi non troverete gli autori un po' cattivelli, insomma, come immaginate forse, ma soltanto quelli un po' più poetici. E quindi questo fiore sensuale di Araki mi sembrava curioso, anche poi questa testa di pesce, questa testa di piccolo tonno, insomma, un po' particolare, insomma. Piuttosto che questo, credo di avere capito, perché il giapponese francamente mi sfugge, che il titolo voglia dire fiori. E allora, nei fiori anche lui mette una cultura, un atteggiamento, una vivacità nella costruzione. Ma anche in questo caso, come vedete, conta moltissimo la composizione, che per un giapponese. Allora, Sophie Calle, e con la I e non con la U, ogni tanto. Allora, una volta, Sophie Calle è una ricercatrice che vive molto le sue ricerche, non le fa in modo estatico, staccato, ma le fa in modo molto coinvolto. Forse ne avevo parlato, forse no, certe volte, una volta si è fatta coinvolgere. Si è fatta fotografare come se fosse inseguita da uno stalker, ecco, per esempio. Piuttosto che un'altra volta ha trovato un'agendina e ha telefonato tutte le persone che erano in quell'agendina e le ha invitate a parlare con lei. Cioè, una performance, come si dice, insomma, anche se essendo francese il termine non le piacerebbe. Allora, che cos'è la dieta cromatica? Ha coinvolto una scrittrice che ha scritto un testo a questo proposito. La dieta cromatica consiste nel mangiare ogni giorno, lei dice, senza, facendo delle ricette dove non c'è la carne, nel caso, ogni giorno dei cibi che corrispondono a un colore. E questi sono, quindi è l'arancio per il lunedì, il green per il mercoledì, e questa era tutta la serie della. Anche qui vedete che lo still life è relativamente semplice, si tratta di mettere, ma è l'idea importante. Questo lo può fare chiunque, questo still life, basta che sia in posizione azimutale facendo la foto, per carità. Però l'idea è quella, l'idea è assolutamente fondamentale, anche saper cucinarlo in questo modo. Ci provo, eh? Vi saprò dire. Il mio vecchio amico Enrico Cattaneo faceva queste cose straordinarie. Usava lo still life per dire altre cose. E quindi quella macchinetta da barbiere che oggi molti vorrebbero avere fra le mani per ragioni evidenti, si trasforma in un guerriero esattamente come questa pinza che fotografata, lui aveva uno studio dove c'era un tavolo da still life di straordinaria complessità e bellezza, dove posizionava le luci, metteva dei pannellini riflettenti, era una cosa veramente straordinaria. Vedete, questi elementi, questa diventa una cresta, l'apertura delle due cose diventa un becco,
qua ci sono degli occhi e un naso, queste sono delle zampe di un guerriero, davvero era straordinario. Piuttosto che lui raccoglieva gli oggetti trovati, insomma, lui era un uomo molto legato al mondo dell'arte, ha fotografato gli artisti più importanti italiani e lui stesso è diventato di conseguenza un artista. Un artista prima ancora che un fotografo, il suo pensiero era quello di un artista. Allora trovava queste vecchie latte, lui conservava queste cose, conservava delle vecchie scatole, allora conservando tutte queste scatole poi dava un nome, partiva dal nome, poi faceva le fotografie, diceva mi hai rotto le scatole, aveva trovato delle scatole rotte, quindi le fotografava. Queste maschere invece che cosa sono? Sono delle latte più o meno vecchie. Se le guardate sono riconoscibili, questo è veramente questo è un elemento trovato per strada, questa è una latta di quelle che si usano per chiudere il coperchio di una latta di vernice, questa evidentemente è qualcosa di una latta alimentare, però fotografate in questo modo, con la luce giusta, hanno delle espressioni, vedono degli occhi, dei nasi, delle corna e quindi diventano maschere. Piuttosto che con grande raffinatezza un richiamo a Morandi, questa Morandiana che era una serie dove metteva delle bottiglie e poi le stampava, le realizzava in questo modo, con queste ovali, con questi cerchi, queste foto circolari. Su di lui si potrebbero fare. Adesso sulla ricerca io non sono molto attento perché non è così importante alle date. In questo caso non mi sembra così importante. Franco Vimarcati è un autore purtroppo pochissimo conosciuto, se non nel campo nostro. Il ciclo c'è la zuppiera, va letto il ciclo della zuppiera. Lui ha fotografato una zuppiera più volte e nella ripetizione ossessiva creava una poetica. Quindi, tutte queste fotografie sembrano uguali e non lo sono. C'è sempre una piccola differenza, come avete cominciato a notare. E in questo c'è la sua abilità. Era un raffinatissimo autore, stranissimo, non usciva mai di casa, si formava, no, non voleva uscire, però trovava in casa delle ispirazioni straordinarie. Come questo, un minuto di fotografia, tutte le foto sembrano uguali, invece questa. Sembra una verifica di Mullas, insomma, no? Perché tutte le foto sembrano uguali, invece no. Invece è trascorso un minuto. E un minuto la fotografia permette di distinguere questa immagine da questa. E allora, dalla prima all'ultima lo vedete, negli altri mica tanto. Si potrebbero vedere soltanto dal negativo, ma lui usava il banco ottico. Quindi. Poi ci sono degli aspetti interessanti, quello del dialogo con la scienza. Perché quando nel 1957 questo Edgerton, che era un ingegnere, realizza questa fotografia, riesce a farla non con un colpo di fortuna, perché questa, come vedete, è una goccia di latte che cadendo crea, ahimè, una corona che in questo momento non suona bene, non fa niente, ma con l'uso del flash stroboscopico che lui aveva imparato da Giambelli. Allora, cioè di quel flash, di quel tipo di luce che chi va in discoteca conosce bene, no? C'è un tipo di flash che si ricarica con un tempo così rapido da poter fare delle sequenze una dietro l'altra e non nella solita attesa che conosciamo mentre si sente un zzz che è la ricarica. Piuttosto che per ottenere immagini come questa, dove una pallottola attraversa una mela e lui riesce a cogliere questi due momenti attraverso queste due flashate, evidentemente, quella che colpisce qua e quella che colpisce qua, anche se ce n'è un'altra qua in mezzo. E questo è ribadito dall'ombra. Io non ho messo volutamente la foto macro, perché la foto macro in genere coglie quella che è la vita, non quella che è la morte.
e lo still life ovviamente per definizione coglie quello che è immobile. Se però dobbiamo usare il microscopio a scansione elettronica, il soggetto deve essere morto. E quindi noi abbiamo in questo caso un ingrandimento straordinario che è consentito dal fatto che il soggetto non è più vivo. E questa è una formica barbuta. Cioè, capisco che non tutti sono appassionati di insetti come me. Quindi. E questo è il primo piano di una formica che vi indica come tutte le formiche sono fra di loro differenti, hanno proprio delle espressioni diverse, ma questo è un discorso diverso. E quindi è una tecnologia a questo punto, e qui sì che la tecnologia conta, è parecchio, fino ad arrivare a un punto in cui quello che vedete sembra una finestra e invece è un'immagine nanometrica, cioè estremamente. È un rame silicio su cui è stato creato un piccolo scavo. E qui devi avere delle immagini. Cioè, questa è tecnicamente uno still life, ma insomma, vi faccio vedere una cosa che di solito non si vede. Siamo verso la fine. Allora, qui ho messo quelli che l'hanno utilizzato anche se non l'hanno privilegiato. Non sono quelli che si chiamano degli still life, sono però degli autori che qualche volta l'hanno usato con pregio. Paul Strand, quindi nel 16 lui ha fotografato così una macchina da scrivere. Trovo fantastico che l'abbia fatto in questo modo, cogliendo soltanto un aspetto, la parte per il tutto, davvero. Nel 35, quando, avendo comprato una cinepresa, di cui ero orgogliosissimo, per prima cosa l'ha messa su un treppiede e ne ha fotografato gli ingranaggi. L'entusiasmo di chi ama i meccanismi, molto maschile, se volete, tutto questo, ovviamente. Chiedono cosa, cioè dicono che appunto non è chiaro cosa sia la fotografia nanometrica. La fotografia nanometrica è una fotografia che è realizzata con un ingrandimento così esasperato che non si parla più di millimetri, ma di nanomillimetri. Quindi quello che noi vediamo è una parte infinitesima di un millimetro. Siamo alle vicinanze con le particelle che poi non possono essere più rappresentate. Quindi è un'esasperazione dell'ingrandimento. Grazie. Ecco, Rodchenko aveva fatto queste foto all'interno di un lavoro realizzato su una fabbrica. Quindi è vero che in quell'epoca si chiedeva ai fotografi di essere anche degli esponenti entusiastici del periodo, e quindi c'era anche una retorica. Lui non la seguiva tanto e quindi si soffermava però sulla bellezza. C'è del futurismo in queste immagini, perché era un futurista, e quindi il correre delle macchine, gli ingranaggi, la bellezza degli ingranaggi, tutto che scorreva, allora non poteva che attirarlo. Questa è un'immagine di Luxardo, che è uno still life senza esserlo, perché in questo caso è il modo con cui lui riesce a dare una bellezza, uno spessore, credo che l'abbiamo già usata nella moda, quindi non mi soffermo più di tanto a un oggetto che sarebbe stato più difficile da fotografare come un cappello, che viene quindi indossato in un modo diverso, non realistico ovviamente, però l'immagine funziona alla grande. Piuttosto che la famosissima pallina di Giuseppe Cavalli, che rappresenta un manifesto della fotografia crociana, nell'estrema sintesi dell'orario, che non posso permettermi di allungare più di tanto, questo vuol dire che il soggetto non conta niente, il modo di rappresentarlo tutto. Siamo alle 49.
piuttosto che Mario Giacomelli si conoscono tantissime foto, meno quelle di Still Life. Ne ha fatte sia in bianco e nero che perfino a colori, e come vedete sono classiche fotografie di Still Life, coltello, pane, una mezza pera o una bottiglia, elementi molto, molto semplici ma di grande effetto, e ne ha realizzati parecchi. Piuttosto Eggleston è il maestro del colore, quello ha fatto una mostra a colori, che è stata la prima mostra a colori a essere stata presentata al Museum of Modern Art. E quindi è un maestro del colore, quindi lo still life l'ho un po' tirato per i capelli, questo lo è tecnicamente, siamo in viaggio sull'aereo per New Orleans e lui ha fotografato semplicemente un bicchiere. In un modo molto diverso, ricordate, da quello che compariva accanto alla finestra con dentro una rosa da parte di Sudek negli anni 50. Mentre questa è la foto più famosa di Eggleston, il famoso triciclo, e l'apparente banalità del soggetto, la bellezza del colore e il modo con cui è stato ritratto. L'ho considerato, allargando un po' il discorso, uno still life. Mi rendo conto che è un po' allargato, ma è un po' difficile da definire, se, ammesso e non concesso, che una foto debba essere per forza definita. Piuttosto che Maurizio Galimberti si dedica anche alla pubblicità, questo è molto recente, sull'acqua di Parma, piuttosto che a questi giochi tutti suoi, una tazzina e in questo caso un dittico. E poi mi voglio. Voglio concludere con la cosa più difficile, che è parlare della contemporaneità. Più difficile perché, se immaginate che nella prima parte io ho espresso anche quelli che, dichiaratamente, quelli che sono i miei gusti, figurarsi sugli sguardi contemporanei. E se nella prima parte qualcuno potrà notare qualche mancanza, dico sempre che non è un'enciclopedia, quindi ho citato La Chapelle, avrei potuto aggiungerlo, ma appunto. Qua evidentemente ancora di più, qua ci sono le cose che ho trovato e che trovo interessanti e mi piace proporre a voi. Non vuol dire che questi sono gli sguardi lo sguardo dello still life contemporaneo davvero. Ci sono tante cose che possono essermi sfuggite, io vi propongo quelle che ho trovato attraenti. Alberto Bortoluzzi, non necessariamente fra questo, ma nel 2010 ha avuto questa grande idea, quella che credo che sia stata una grande idea, cioè di fotografare le vecchie sedie del cinema dismesse, destinate a essere buttate in discarica. Lui le ha fotografate prima del loro esito finale, in una mostra che fece a Palazzo Reale, peraltro, nel 2010, molto, molto attraente, c'era perfino la sedia di Fellini. E questo invece è andato in uno di quei cinema all'aperto che ormai sono abbandonati, quindi le sedie rimanevano lì, ma erano ormai assediate dalla natura. Mi è parso a suo modo uno still life. Stefania Ricci è una brava fotografa di Ivrea, e ha chiamato Insiemi Naturali. Ecco, in questo caso ha ripreso le tecniche care a Marei, e quindi questi sono fili, sono insetti, sono fiori appoggiati sulla carta fotografica, e poi appunto è un fotogramma, un radiogramma, come volete chiamarlo. Piuttosto che questo, sciagrafie. È costituito dalla delicatezza di semplici petali di fiori, bellissimo, trovo. Ovviamente per ciascun autore ho messo una o due immagini, poi fa parte di una serie di più ampio respiro. Maria Cristina Nelli, che è una grande fan di Irving Penn, ha voluto immaginare queste acciughe in un lavoro che si chiama Fish 2017, molto, molto
Interessante. Anche in questo caso, vedete, gli elementi sono relativamente semplici, basta avere delle acciughe, basta avere un filo, delle mollette colorate fra di loro, però è l'idea che prevale poi sulla tecnica, la tecnica deve seguire l'idea, le due cose vanno, la fotografia si poggia sempre su due piedi, su due gambe, una è quella estetica e l'altra è quella tecnica, le due cose devono andare in sintonia, se una è più importante dell'altra ci si zoppica. Piuttosto che semplice pesce diventa un elemento molto, molto singolare. Laura Ferrari ha fotografato, ha avuto l'incarico di fotografare delle maschere, un incarico professionale, ma poi ha fatto una ricerca personale. E che cosa ha fatto? Ecco, capite dove sta l'importanza dell'idea. Lei è una fotografa, una bravissima fotografa di spettacolo, ha lavorato alla Scala, ha lavorato in tanti luoghi importanti. Ma che cosa ha fatto? Invece di fotografare la parte anteriore della maschera, ha fotografato quella interna, quella che vede chi la indossa. Vedete com'è semplice l'idea e com'è affascinante il risultato. Quindi si immagina l'espressione che ha la maschera e la si vede però dall'interno, proprio come la vede chi appunto la indossa. Carmen Mitrotta ha fatto questa serie nel 2015 di Death Food, cioè con delle immagini molto, molto particolari che potremmo definire postmoderne, se vogliamo usare un termine, ma non piace come termine, ma credo che sia proprio quello più adeguato. Anche in questo caso un set relativamente semplice, cartoncini colorati e poi l'accostamento fra di loro, fra elementi che non necessariamente vanno in cucina insieme, ma sono soprattutto giocati su un'armonia particolare, come vedete. Molto, molto singolare. Romana Zambon ha cominciato a realizzare questi. Sono tanti, ne ho scelto soltanto due, ma il discorso sarebbe ben più ampio. In questo caso, Trasparenza è un lavoro legato alla forma delle bottiglie. Lei è riuscita a ottenere con grande sagacia in una fabbrica che costruisce i modelli da cui si cioè il modello da cui si parte per la produzione. Questi sono modelli magari inediti e quindi sono modelli che vengono messi da parte che poi verranno messi in produzione o meno, quindi poi l'ha realizzata in questo modo con il titolo Trasparenza, ovviamente simbolico di tutto, sintomatico di tutto. Piuttosto che questo è recentissimo, naturalmente plastica, questa, siamo ancora ai fiori come si diceva, però badate che cosa, questi fiori sono i fiori finti, sono quelli realizzati in plastica. E allora c'è un gioco fra l'essere e l'apparire che più volte abbiamo trovato in questo nostro discorso. Lucrezia Roda in questo caso ha realizzato un lavoro nel 2016 che abbiamo intitolato addirittura Still Life con un gioco di parole perché i soggetti erano degli elementi di materiale metallico e queste sono delle teste di elementi che poi andranno in lavorazione, mostrati così sembrano delle geometrie, ovviamente sono invece un richiamo di tipo diverso. Immaginatevi una grande catasta di questi elementi, sono delle barre di metallo che poi, ma viste così, diventano un'altra cosa, non ci interessa più quello che è, ma quello che appare. Piuttosto che questi avvicinandosi, ecco, un'altra cosa, avvicinandosi al soggetto, poi si ha un esito quasi astratto, no? Come in questo caso. E quindi si notano poi gli elementi delle vernici che vengono via, e quindi cosa un po' intrigante, credo, no? Anche perché è quasi astratto, no? Giocato tutto sulle forme, sui colori. E quest'ultimo lavoro di cui sono particolarmente orgoglioso perché chi l'ha fatto non aveva mai affrontato il tema dello still life,
Per questa ragione non aveva neanche, come dire, una particolare attrezzatura. Mi interessa sottolinearle questa cosa. È vero che occorre avere un'attrezzatura anche raffinata in alcuni casi, ma prevale l'idea sull'attrezzatura in questo caso. Cioè, certo, bisogna avere un obiettivo che almeno possa consentire di avvicinarsi, insomma. Non dico macro, ma insomma close up, ecco almeno, perché altrimenti le cose non stanno così. Ma una volta appurato che si ha una buona macchina e che la si sa ben utilizzare, poi, e questa è la prima gamba di cui si parlava, la seconda gamba è l'idea, la capacità di prendere degli oggetti e decontestualizzarli, inserirli in un altro contesto e trasformare quello che era destinato a essere una cornetta per un antico telefono, due elementi che servivano a stabilire con le loro lancette una pressione, presumibilmente. Un imbuto che serviva a essere un imbuto, lo trasforma in un volto, dove l'imbuto diventa un cappello, i due elementi che servivano a indicare le pressioni diventano gli occhi, eccetera, eccetera, come si può vedere. Piuttosto, ecco, anche questo aspetto gioioso che è legato al vedere, talvolta gioioso, insomma, ma l'uscire dal contesto, ricordo quando è stata fatta perché c'era un grande imbarazzo nel scegliere le cose, poi improvvisamente viene un'idea, la si insegue e quindi improvvisamente tutto funziona e va in una certa direzione. Lo still life ha questa straordinaria capacità, quella di essere un genere, una tecnica che si avvale, come vi dicevo, soprattutto del fascino delle idee. E questo credo che sia il grande messaggio che ci trasmette, e che credo continui ad affascinarsi. Quindi se ci sono domande, ci sono richieste, ditemi voi. E se non ce ne siamo, se non ce ne sono, ci salutiamo, ma non definitivamente, perché giovedì prossimo vi racconterò un qualche cosa che è un po' diverso ma Maurizio Cavalli è stato bravissimo ad anticiparlo, il rapporto strano, curioso, ma molto fruttifero che lega la letteratura alla fotografia. Grazie a tutti. Roberto, in realtà c'è una domanda. Sì. Allora, dicono, ad inizio lezione è stato detto che la fotografia di still life spesso viene sottovalutata, ma al giorno d'oggi quanto è alto il rischio che essa venga al contrario sopravvalutata? Nessuno. Nessuno, perché la fotografia di still life te l'aspetti. Cioè, sfogli un giornale, un femminile, prendete i due femminili di Repubblica e del Corriere, no? Quelli che noi comunque abbiamo con il giornale, non li dobbiamo neanche cercare. Noi sfogliamo, a un certo punto c'è la rubrica di beauty e ci sono le fotografie delle ciprie e dei rossetti, scusate, non sono troppo addentro. Passi alla rubrica del cibo e ci sono dei bellissimi, peraltro, still life di ricette. Ma non le guardi neanche. In realtà non le guardi neanche. Neanche noi che ci nutriamo tutti i giorni di fotografie, le guardiamo con l'attenzione che meritano. Semmai guardiamo di più i reportage che questi femminili trasmettono con grande intelligenza, piuttosto che ovviamente i servizi di moda o il beauty, allora ci sono i volti. Però
Per il resto, non solo, ma guardate una confezione di pasta, una confezione di tonno, e quelle sono fotografie, ma non le guardiamo come fotografie. Vai, prendete la pubblicità. La pubblicità sono immagini straordinarie, di una grande attenzione, perché hanno tempo, molto tempo per osservarle. Ma noi le guardiamo davvero quelle pubblicità? No, pensiamo che siano facili. Io non credo che siano. Credo che siano sottovalutate, non è una lamentela, non mi interessa fare lamentele, è una constatazione. Quello che dicevo all'inizio, quante mostre avete visto di still life? Eppure, io ne sto organizzando una, ecco, nel caso, che sarà presentata, scusate, visto che ci sono a Pavia, quando diavolo, in autunno comunque, al Museo della Tecnica Elettrica. Ma di solito non ci sono poi tante mostre a riprova del fatto che, ma non che, scusate, non che vengano sopravvalutate, semplicemente non ci si pensa. Tutto lì. E a questo proposito chiedono quale potrebbe essere l'approccio per il mondo del lavoro con la fotografia di still life. Allora, sì, è interessante. Allora, ci sono vari canali, poi da lì a raggiungerli, poi capite bene, io sto dicendo le cose che esistono, non il modo con cui. Perché, allora, i fotografi di food, che in genere sono comunque già piazzati, eccetera, hanno diverse interlocutori che sono quelli che sono delle riviste. Un tempo esistevano molte riviste di food. E quindi era un po' più facile entrare, ma comunque questo è sempre stato un lavoro importante. Piuttosto che tutti gli oggetti che devono essere venduti anche online devono essere fotografati. Quindi la capacità di fotografare anche degli oggetti molto semplici, in modo che siano visibili, è una possibilità. Piuttosto che le fotografie di automobili o di motociclette che vengono vendute, sì, quelle usate, no, non tanto quelle nuove, perché evidentemente hanno già dei fotografi che si occupano di questo, ma tutta l'oggettistica ha bisogno di essere fotografata. Quindi esiste un settore. Piuttosto che, adesso sembrerà strano, ma i due soggetti che vengono più venduti per cifre vergognose, tanto per cambiare, no? Ecco, se vogliamo entrare nel campo, come dire, sindacale, questo è grave che sono sottovalutate, sì, dal punto di vista economico. Comunque, i due soggetti che vengono venduti di più, magari per fare dei biglietti d'auguri piuttosto che dei quaderni, sono i bambini sorridenti, terribili, e i fiori. Allora, queste due cose vengono comunque richieste. Poi, a essere bravi, uno potrebbe anche pensare che avete notato che se entrate in una libreria, andate a vedere il settore dei romanzi o anche quello delle pubblicazioni scientifiche, beh, spesso hanno delle fotografie in copertina e qualcuno le ha fatte. Spesso ci si rivolge a delle agenzie. E allora sarebbe interessante riuscire a intrufolarsi, avere dei rapporti con gli editori in modo da proporre delle proprie foto per i libri che devono uscire, ovviamente non per quelli che sono già usciti, piuttosto che con qualche editore scientifico per poter proporre delle proprie immagini che abbiano un certo appeal nella copertina. Queste sono proposte di lavoro che si possono fare. E chiedono quanto è importante l'utilizzo dell'esposimetro nello still life. Allora, un tempo l'esposimetro era fondamentale. Ecco, io ricordo un amico che ha uno studio a Verona, suo nonno era fotografo, suo padre era fotografo, suo zio era fotografo, e questi lavoravano
sapevano scattare anche senza esposimetro. Noi ne abbiamo bisogno. Allora, nell'analogico è sempre stato particolarmente importante. Con il digitale lo è un po' meno, perché ci sono altri modi di controllare la luce, tutto quello che volete. Sì, io continuo a pensare che un bello stillage importante, fatto in un certo modo, può essere controllato in modo digitale, ma forse se anche lo si controlla, si fa un ulteriore controllo con l'esposimetro, può essere. Dipende da tante cose, vi dicevo di questo mio amico che aveva il padre che sapeva perfettamente come cadeva la luce e lui diceva che però lui no. Dipende dalle capacità che un fotografo ha, ma anche come dire, dalla sicurezza che ti dà. Oggi un esposimetro costa molto poco perché non è più indispensabile come un tempo, quindi lo si può prendere e si può continuare a misurare in modo da avere due controlli, uno più tecnico che è quello del digitale e uno ulteriore che è quello dell'analogico. Perché no? Cioè, non è indispensabile però. Ok, abbiamo le ultime tre domande. La prima è, Dwayne Michaels in Storytellers ha usato spesso ambienti ricostruiti, modellini, e mi ha fatto pensare alle fotografie dei modelli ricostruiti nella sua lezione di Still Life. Erano anche per lui fotografie di Still Life? No, 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 assolutamente no. Cioè, la cosa principale è che lui vuole raccontare una storia, che poi lo faccia costruendo le cose, gli ambienti, lo sappiamo, perché il piccolo e il grande, il rapporto fra piccolo e grande, ma no, no. Io credo che è vero che si dice che le foto, anche giustamente, che le fotografie non hanno una vera e propria definizione, infatti, però è l'intenzionalità che conta, e quindi per Dwayne Michaels l'intenzione è quella del raccontare una storia, come è stato detto, più che di costruire. Allora, il costruire la scena è funzionale a raccontare una storia, non al contrario. E poi chiedono se è mai stato fatto uno still life macro, ad esempio utilizzando microscopi sulla frutta o sulla verdura. Allora, è quello che dicevo, mi sono posto il problema se aprire come dire, una parentesi o un settore intero dedicato alla macro, che peraltro a me personalmente piace in un modo particolare. Non so, io tenderei a tenerlo da parte, tenerlo come una sezione diversa, non legata. Allora, bisogna sapere che tutto è già stato fatto. Voi immaginate che alla fine dell'Ottocento erano già state fatte le fotografie alla Luna, le fotografie al microscopio, di tutto è stato fatto. Però la fotografia al microscopio mi risulta difficile immaginare che sia uno still life, perché è una fotografia che coglie, ingrandisce degli elementi della realtà. Io mi fermerei lì. E quindi direi che ci spostiamo in un altro campo. Poi, se uno fotografa, perché anche fotografare da vicino un muro per farne vedere la consistenza materiale, è una fotografia di still life che il muro non è vivo? No, non credo. Allora, perché molta, molta fotografia di architettura allora potrebbe rientrare in questo campo. Direi di no, se allarghiamo troppo il discorso, poi perdiamo i connotati, non dico i termini, ma i connotati. E poi chiedono perché in Italia va molto la fotografia di reportage e meno quell'artistica. Beh, qui la risposta è relativamente semplice. Allora, immaginatevi di essere un fotografo di reportage, che quindi quando va bene, rischia di impiegare del tempo per fare un lavoro. Quando va male, rischia la pelle. Allora, io sto pensando, proprio per rimanere nell'attualità, al lavoro che ha fatto Franzetta all'interno di un ospedale, facendo un reportage di una straordinaria efficacia e bellezza, lavorando assieme
a tutti gli operatori, è in sintonia con quegli operatori. Allora immaginatevi che lui parte, che ha questo progetto, che si organizzano per parlare con le persone, parlano, sono rispettosi, no? Parliamo sempre dei migliori, in genere è così, rispettosi della volontà o meno di essere fotografati, rispettosi del lavoro degli infermieri, non possono mica prevalere sul lavoro degli infermieri, e realizzano tutto questo. Poi, quando si tratta di venderlo, forse questo è andato ancora bene, quando si tratta di venderlo, ti propongono delle cifre che non coprono il tempo, che non è il tempo fisico impegnato per realizzarlo, ma il tempo che è anche quello che Marx chiamava il tempo richiamato, cioè il tempo che è stato necessario a crearti come fotografo di valore. Allora, che cosa succede? Che se tutti i giornali cominciano a pagare poco, a non valorizzare, a rendere difficile il lavoro dei reporter, questi inevitabilmente, una volta che hanno un lavoro interessante, perché sono delle persone sempre curiose e generose, che cosa fanno? Dove diavolo vanno? Finisce che vanno a proporsi a una galleria, a una manifestazione, a farlo vedere in altro modo. Ecco perché abbiamo addirittura delle manifestazioni intere, peraltro pregevolissime, non è una critica ovviamente, che si dedicano soltanto al reportage. Anche se poi il risultato è paradossale, cioè si vedono soltanto foto di reportage. E questa è la vera ragione. La vera ragione è che è scomparso un interlocutore importante, non solo, ma in nome soltanto teorica e quindi stupida, quando c'è soltanto la teoria, della cosiddetta concorrenza, si è deciso che, almeno in Italia, che i fotografi non possono avere un prontuario con i loro costi, perché il ragionamento del legislatore, sbagliato, profondamente sbagliato, è stato: non è possibile che un reportage, c'era una specie di prontuario, nessuno lo rispettava davvero, ma fa niente, ma sostanzialmente sì. Allora io ho un reportage di 20 fotografie che propongo a una rivista che ha una tiratura di 100.000 copie, sto parlando in termini ovviamente puramente generali, compresa la copertina, il costo. Grosso modo è questo, poi ci si accorda, il costo è questa cifra. Propongo la stessa cosa, una piccola rivista di provincia non ha neanche bisogno della copertina, il costo è un altro. Lo propongo a un quotidiano e gli darò soltanto quattro fotografie, il costo è... E c'erano dei punti di riferimento. Dicevano: no, facendo così noi abbiamo tutto bloccato, facciamo in modo che ci sia la concorrenza. Il risultato qual è? Il risultato è che ognuno poi tenta per sopravvivere di vendere, ha sempre a meno, e il risultato è che hanno ucciso la professione dal punto di vista economico. Ecco, questa è la ragione per cui poi che cosa fai? Una volta che hai tutto questo, lo riversi in una mostra, in una manifestazione, addirittura in un festival, ci sono dei festival che siano dedicati soltanto a questo. E da questo punto di vista, al di là del pregio delle cose che si vedono, però dispiace che non ci sia un'attenzione ad altri aspetti. Però la vera ragione è, come al solito, la base economica. È stata questa la vera ragione. E poi chiedono se hai da consigliare a quali agenzie ci si potrebbe rivolgere appunto, per lo still life, nel dettaglio, per esempio, per copertine di libri o foto per pubblicità, comunque inerenti allo still life. No, questo temo di non essere più in grado, perché non sono in grado di dare queste indicazioni, perché in realtà anche in questa grande crisi dal punto di vista commerciale, diciamo, della fotografia, anche le agenzie sono in grande difficoltà. Cioè, se voi pensate che sopravvive bene, anche per fortuna, contrasto,
è stata chiusa Graziani ha deciso di chiudere la sua agenzia, una delle più grandi e più importanti agenzie. No, non ho indicazioni. Qui, come sempre, siccome il lavoro del fotografo è un lavoro solitario, qualche mio amico, ne ho tanti di amici fotografi, qualcuno di professionisti mi dice: ma ti rendi conto, io non solo devo fare le fotografie, ma devo fare anche l'agente di me stesso. Ecco, sì, bisogna fare l'agente di se stessi, è un po' così. Bisogna tentare di capire, no? Cioè, se tu fai, se sei un fotografo di beauty, non puoi andare da Vella a proporti, perché era già un fotografo. Però può darsi che tu vada dal parrucchiere che hai nella tua cittadina, che di foto nel suo negozio non ne ha. E magari quello è un piccolo lavoro che puoi fare. E da lì parti. E con l'editoria è un po' più complicato, perché in genere gli editori si rivolgono a delle agenzie. Bisogna cercare. Sempre partire dal piccolo, perché se uno va alla Mondadori o a Einaudi, capite che non sa neanche come raggiungere, perché ormai la gente non è più raggiungibile facilmente come un tempo. Oggi c'è sempre qualche segretaria che, per ragioni comprensibili, non è una critica, deve pur difendere qualcuno, ti ostacola, no? Perché tu dici: sai, io sono un fotografo, ma lei chi è? Poi dopo, già non conoscono i fotografi affermati, figurarsi gli altri. Allora questo è un po' più difficile, ma un piccolo editore, cioè cercare nella propria città, o nei propri luoghi, nella propria regione, i piccoli editori, quelli che magari a questo sono più interessati, non ci avevano pensato, no? E allora questo può essere un'idea. Cioè bisogna darsi un po' da fare, ecco, soprattutto di questi tempi che saranno non facilissimi. Ok, abbiamo l'ultima domanda. A proposito del discorso economico, dicono: personalmente, a metà degli anni 80, con la mia affezionata 6x7, facevo stilette per aziende ed erano ben pagate. Ora, ovviamente, dobbiamo adeguarci tutti a certe tariffe di mercato che sono scandalose. Ma quanto dobbiamo, barra possiamo, veramente adeguarci a certe cifre? Allora, mi spiace di rispondere in questo modo perché capisco che non è una vera risposta, però certo, la buona vecchia 6-7 che funzionava magnificamente e le cifre corrette anche che si davano non esistono più. Io ho un sogno che è realizzabile in realtà. Che cioè i fotografi siano davvero capaci di essere uniti fra di loro, cioè, capito? Vabbè, avete capito dove vado a parlare? Cioè non bisognerebbe mai accettare delle cifre che sono scandalose, che sono al di sotto della. È vero che è un mondo strano questo, dove ci sono i supermarket che ti dicono che il prezzo è sotto costo. Dai miei. No, non così approfonditi, ma insomma, un po' di studi di economia li ho fatti pure io. Si chiama dumping, cioè era perfino proibito vendere sotto costo. E questi invece li usano nella pubblicità, quindi figurarsi il resto. Cioè, bisognerebbe avere la capacità, averla davvero, di dire che sotto certe cifre non si può andare. Ma qui bisognerebbe davvero essere uniti e fare delle proposte, anche delle proposte di legge, anche andare a farsi sentire invece che subire. Perché è chiaro che se poi uno invece di far fare a chi mi ha posto la domanda un bello still life dice: guarda, ho regalato appena adesso una macchina a mio figlio, me la fa lui. Certo, perché succede anche così, dice, tanto è facile, poi vedete che razza di cataloghi fanno schifo che escono fuori, no? E qua è tutto un discorso di cultura fotografica, no? Perché non è l'economia, non è quello che conta, no? Hanno capito, ad esempio, che la pubblicità serve, perché se non sei pubblicizzato il tuo prodotto non esiste. Beh, dovrebbero anche capire che una bella immagine aiuta a rendere ancora più appetibile il proprio prodotto. Non è facilissimo da fare, ma non si può fare da soli, perché quello che generosamente
al di sotto di una cifra non va, lo faccio anch'io nel mio mestiere, al di sotto di una cifra semplicemente non esiste, o è un amico, allora ci si accorda, oppure con quella cifra vai da qualcun altro. Io spero che non la trovi, no? Perché altrimenti che cosa succede? Che se un altro poi finisce per accettare una cifra inferiore, lui non lo sa, ma la volta dopo gli chiederanno ancora di meno e gli chiederanno anche in tempi più rapidi, gli chiederanno anche con una post-produzione più raffinata. E tutto questo si ottiene soltanto mettendosi insieme. Siamo tornati all'Ottocento, alle leghe, nel senso buono ovviamente, alle leghe per la difesa di. Forse bisogna tornare a questo, a riflettere tutti intorno e a decidere anche di farsi sentire dicendo che si torna a un prontuario in linea che permetta almeno di avere dei riferimenti utili per tutti. Grazie Roberto, le domande sono finite. Va bene. Allora, tanti saluti a tutti. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci.